Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video. Scusate alcuni rumori di sottofondo, ma c'è Ginevra che guarda la TV. Oggi video pulizie. Ho deciso di riorganizzare tutta la cucina, tutti gli interni della cucina e dei mobili, e però ovviamente con calma, con molta calma. Ho iniziato dal mobile delle tazzine e delle tazze, quindi da sistemare, quindi l'angolo caffè, e volevo fare anche angolo colazione, però mettendo tutte quelle tazze lì sopra non c'è spazio, quindi ho pensato di metterle in un'altra anta della cucina, che poi dopo vedrete. Lavo tutto in lavastoviglie e mi si è anche rovinata una tazza perché ero convinta che andassero tutte e invece no. Quindi vi lascio al video, vi faccio vedere tutte le pulizie, ci vediamo alla fine dove mi mostro come ho sistemato questo caos infernale. Bacio! Ragazze, questo è il risultato. Angolo caffè, ora scendo, ora sono sulla sedia perché sennò non mi vedete. Sopra ho sistemato in questo modo, ho messo le tazzine, mi mancano solo alcuni piattini che sono le lavastoviglie, vabbè, camomille. Volevo fare il reparto qui della colazione, ora vediamo se riesco perché devo sistemare l'altra credenza, quindi per il momento le farine le ho sistemate qui, anche perché così mi rendo conto di quanta farina ho e la consumo. Dice una caffettiera dell'Alessi, ma non la utilizzo spesso perché, come sapete, ho la Nespresso da. E ne ho anche un'altra che ho messo a lavare. Infatti, qui mancano una caffettiera, la borraccina della Decathlon, e un dosatore di zucchero per lo zucchero di canna. E poi qui, il mobiletto a fianco, ho messo tutte le tazze. Un bel po', le ho messe una sopra l'altra, lì dietro ce ne sono altre perché non ho dove metterle, non le uso tutte, alcune già sono ancora in lavastoviglie, quindi devo vedere dove metterle, vediamo se ci vanno, devo farcele entrare. E qui ho messo delle bottiglie e quelle lì che ho preso da Tiger, anche se comunque non mi soddisfa perché devo fare l'altra credenza e quindi liberare. Qui ho messo queste marmellate che ho comprato alla Lidl, ve le voglio far vedere, non mi ricordo se le ve le ho fatte vedere. Questa è cannella e mela, e l'altra dovrebbe essere vin brûlé e ciliegie. Quindi volevo fare le marmellate. Qua si vedono i pezzettini, quindi secondo me è buona. I piattini sopra e le tazzine sotto. Qui ho i piattini e i bicchierini di plastica. Se qualcuno diciamo non vuole la tazzina e mi chiede il monouso, almeno ce l'abbiamo. Queste qui, vabbè, dell'atun, il vassoietto così a portata di mano, questo qui piccolino. Qui ho messo il pancarne perché era l'unico posto dove l'ho messo. Qui ho messo il latte, cereali di Ginevra perché ultimamente non vuole mangiare tanto latte, quindi gli ho comprato i cereali ieri, voglio vedere se li mangia. Vabbè, questa è una decorazione che ho fatto io. Qua ci sono le capsule, il caffè, il Bimby, e là c'è una bottiglia che secondo me si deve gettare. Ora io la faccio vedere a mio marito perché ne è rimasto poco, voglio vedere. E quindi niente, lì c'è una presa che si vede. La copriamo, magari. Ecco qua. E quindi niente, questo è tutto l'angolino. Caffè e Bimby. Lì ho delle cosine ancora, queste qui ho delle cosine a lavare, ho messo. E niente, quindi per ora questo qua diciamo che è sistemato, ma anche se non sono soddisfatta perché devo liberare la credenza, però con il tempo che ho avuto a disposizione perlomeno ho fatto questo, e perché prima non si capiva niente. Quindi niente, spero che il video vi sia piaciuto, io vi mando un bacio e se avete qualche idea ditemela su come sistemare al meglio, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!